show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? It's showtime. Pubblico del Gardacon, benvenuti alla gara cosplay. Milena, ciao. Con ciao, me. Gardacon. Ciao, ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene. Qualcuno vuole un cappuccino, un caffè? Mi faccia sapere che poi non glielo farò avere, non c'è problema. Iniziamo subito con la simpatia che mi distingue. Che proposta era? No, la proposta di mangiare qualcosa assieme e bere qualcosa assieme, noi due o con gli amici del pubblico. Ok, quindi noi siamo qui per fare questo, siamo qui per fare una gara cosplay. Noi prendiamo le ordinazioni per il bar e poi iniziamo la gara cosplay. Le ordinazioni per il bar sono appena finite e facciamo la gara cosplay. Ok, come funziona una gara cosplay? No, non lo so, non ho mai fatto, non è vero. Non è vero, lui sono 130 anni che fa le gare cosplay. Sì, pensate. È riuscito a far sfilare gli apostoli e un sacco di persone. Sì, io c'ero. Pensate che il cosplay inizia nel... non è vero, però... Vabbè, ma sai che a loro non penso che interessi, loro vogliono vedere i nostri fantasticissimi cosplayer che sfilano sul palco. Assolutamente. Dopo Milena, ovviamente, perché già Milena... Fate un applauso per Milena, che è bellissima con me sul palco. Che mi, le toccherà sopportarmi per le prossime 3 ore. È partito a macchinetta, non lo fa mai così. 3 ore. E allora partiamo subito. Dunque, ricordiamo cosa non si può fare su questo palco. E lo ricordiamo ai cosplayer che si esibiranno tra poco. Allora, non si può. Non si può sparare nessun tipo di esplosivo, nessun tipo di sparacoriandoli, nessun tipo di... Non mi fate queste cose qua che poi ci tocca interrompere la gara ed è bruttissimo. Di armi, di proiettili, nemmeno quelli di gomma. Neanche quelli di gomma salve, perché comunque non è sicuro. Non si può sporcare il palco, non tanto per il palco in sé, ma quanto per il palco sporco, non è sicuro per i prossimi cosplayer, ok? Esattamente. Non ci picchiamo? Beh, non ci picchiamo, insomma, non ci facciamo male, cioè, vuol dire. Non... Cioè, noi due possiamo picchiarci, però i cosplayer tra di loro no. Possono anche loro in realtà, però per finta, ok? Per finta. Bene. Manteniamoci nell'educazione, ok? Esatto. Non utilizziamo concetti non etici. Non etici, ok. Blasfemi o quant'altro. Quindi questa era la parte fastidiosa della presentazione. La parte divertente invece della presentazione arriva adesso. Beh, la parte fastidiosa però finisce perché questa cosa l'abbiamo detta noi ci dobbiamo riservare il diritto di interrompere un'esibizione qualora fosse completamente fuori luogo. Non mi farei ricordare quello che è successo al Megacon, ho dovuto interrompere una, ma infatti non me la voglio ricordare. Comunque andiamo avanti perché comunque la gara cosplay avrà, vogliamo dire, i premi subito oppure assolutamente. No? Assolutamente, avrà dei premi. Ce li ho qua, allora okay. li diciamo assieme. Allora se ce l'hai tu, dilli tu, no? No, vieni qua, perché allora innanzitutto ci sono dei premi bellissimi, e partiamo da sopra, andiamo fin sotto, e il sotto è il premio più grande, ok? Vai alla grande. Allora, abbiamo una menzione speciale. Chi riceverà la menzione speciale riceverà anche un buono da 25 euro. Ok, oppure anche un'altra menzione speciale che riceverà una medaglia. Le menzioni speciali sono quei premi che la giuria vuole dare, ma non rientrano nelle categorie che andremo a dire adesso, ok? Ok, poi abbiamo il premio per i più piccoli, il premio Kids. Per i bambini che sono fino ai 12 anni compresi. E il bambino che lo riceverà avrà una coppa, ma tutti gli altri partecipanti avranno delle medaglie. Ok. Poi c'è il premio simpatia che viene vinto diritto da Milena solitamente, ma viene assegnato anche ai cosplayer. Okay. E dopodiché c'è il premio miglior costume tratto da videogioco che vince una coppa e un buono da 50 euro. E poi il premio miglior interpretazione che può essere assegnato a un singolo, coppia oppure gruppo che vince una coppa e buono da 50 euro. Miglior armatura o confezione sartoriale, coppa e buono da 75 euro. E miglior sembra una televendita. Sì, amici, migliore coppia, miglior gruppo che vince una coppa e buono da 100 euro e poi? C'è il premio più importante, il miglior singolo, che vince? E qui andiamo a spendere qualche parola in più, perché oltre a quello che vince, che la coppa è un buono da 100 euro, nell'immediato, però comunque si aggiudica anche la qualificazione alla finale
della Superstar Cosplay League, che avrà la sua finale, appunto, no? Tra qualche mese, proprio qui al Gardacon. A questo circuito partecipano tante fiere che sono sempre del circuito Superstar. Siamo appena arrivati dal Megacon, poi c'è stato l'Ultracon, prima ancora Pordenone. Quindi cosa vince? Vince la qualificazione al nostro circuito e la finale. Non preoccupatevi se vincerete questo premio, perché la vostra trasferta per la finale sarà spesata. In particolare chi vive qui si deve preoccupare meno di tutti, perché insomma viene praticamente a piedi. Esatto, però non è detto che chi partecipa e chi vince qui sia originario della zona, magari arriva da Palermo. Sono d'accordo. Quanti di voi sono di Palermo, o meglio vengono da Palermo? Tu sei di Palermo, ma sei arrivato direttamente da vicino a Vercelli. Comunque fantastico. E però non saremo noi ad assegnare i premi, ma ci sarà una giuria. Vogliamo dire due parole sui giurati? Con molto piacere. Allora, io ne dico una, tu dici la seconda. Allora, i giurati li abbiamo conosciuti ieri in un fantastico workshop tenuto da Arianna, dove i giurati ti hanno spiegato un sacco di cose bellissime, tra la vestibilità di un costume, cioè quanto è difficile adattare un costume che vediamo, che ne sono i disegni piuttosto che nei videogiochi, alla vestibilità di un essere umano, all'estremo che ci porta il costuming, vale a dire la ricerca esasperata dei particolari per la costruzione di un costume quanto più vicino all'originale. Nello specifico ieri ci hanno raccontato della costruzione del costume di Boba Fett, in una particolare versione del costume di Boba Fett. Tu nel mentre hai raggiunto la descrizione dei guarda, eccola qua, tiè. Grazie mille. Allora, la prima giurata che chiamiamo è Laura Mint. È stata sin da bambina appassionata di videogiochi e grande fan della televisione di Art Attack, che credo che sia stata una delle sue fonti di ispirazione, dai quali provava sempre a replicare le opere. Nel 2010, dopo il suo primo Lucca Comics, ha trovato nel cosplay un entusiasmante medium per uscire dalle sue passioni e realizzare oggetti e costumi che prima esistevano solo su schermo. Predilige le armature medievali, ha vinto tantissime gare, tantissimi premi. Un grande applauso per Laura Mint. Laura era così, diciamo, infervorata per la giuria che si stava già andando a posizionare al tavolo. Facciamoci vedere, anche se ci siamo già visti un sacco di volte oggi sul palco. Un applauso per Laura. Un applauso per Laura. Vuoi dire qualcosa alle persone che parteciperanno a questa gara? Vi giudicheremo fortissimo. No, non è vero. Siamo qui tutti per divertirci, quindi divertitevi, e se vi siete impegnati tanto per fare qualcosa di bello, sicuramente sarà qualcosa che arriverà a tutti. E grazie per aver partecipato. Quindi parola chiave: divertirsi, sempre e comunque. Allora, ancora un applauso a Laura, che andrà a posizionarsi qui davanti per vedere bene tutti i partecipanti. Quindi adesso posso andare a posizionarmi, mi confermate? Sì, ok. Sì, signore. Per le prossime 3 ore. No, beh, indicativamente, insomma, i partecipanti sono oltre 60 liste salite sul palco. Ok. Prossima giurata, lei è fin da sempre appassionata di film e ha trovato poi nel cosplay l'opportunità di realizzare i suoi personaggi, effettivamente. Quindi è un po' quello che fanno i cosplayer. In particolare ha iniziato a cucire fin da giovane, grazie agli insegnamenti della nonna, le sante nonne, che ce ne fossero sempre di più. Ognuno di noi avrebbe bisogno di 10 nonne, è vero? Ok, e poi è arrivata la sua passione per la realizzazione dell'armatura, ce ne porterà una bellissima qui sul palco. È con piacere che chiamo sul palco Vanessa Laufeison. Un bel applauso. Eccola Vanessa, ci facciamo dire due parole anche da lei. Oh yes. Intanto voglio dire buona fortuna a tutti i partecipanti, perché siete davvero tantissimi. Non vediamo l'ora di vedere le vostre esibizioni e buona fortuna. Grazie Vanessa. Ti ripasso la palla, okay, del materiale. Allora, come terzo giurato abbiamo Marco Soprana, che fin da piccolo ha avuto la passione per videogames e cinema. Durante gli ultimi anni si è concentrato sull'universo Blizzard, specializzandosi sulle armature di Foam e Warbler. Successivamente si è dedicato al costuming di Star Wars, realizzando vari costumi come Boba Fett e Darth Vader, facendo uso delle stesse tecniche utilizzate nel film degli anni 70, cercando di replicarne più possibile le caratteristiche.
Il cosplay ed il costuming per lui sono una valvola di sfogo, per la creatività e la voglia di fare, ma nonostante questo è un cosplayer pluripremiato. Un applauso a Marco Soprana! Anche da lui stesso detto il pazzo, ma in senso buono, nel senso che la ricerca spasmodica del particolare lo porta alla pazzia. Alla follia. Alla follia, esatto. Ragazzi, siate fighi. Vi dico solo questo, divertitevi e siate fighi. Oh, poche parole ma molto d'impatto, ok. Breve e conciso. Pensa che per un momento pensavo che dicesse a me siete fighi, no, lo diceva ai cosplayer, cioè lo diceva a te e a tutti i cosplayer. Molto allora. Bene, molto bene. Quindi abbiamo detto tutto, sì. Quello che c'era da dire, e quindi il vincitore della gara, ah no scusa, dobbiamo ancora farla, no che poi sembra che abbiamo, no, peraltro dobbiamo vederli tutti quanti i cosplayer noi, abbiamo esatto. Già visto sicuramente qualche bellissimo costume in giro, tanti li dobbiamo scoprire perché si sono iscritti e poi sono andati in giro. Come funziona la gara? La gara si sale da questa parte, per chi non avesse ancora visto da dove si sale. Dai. Facciamo così, ok. Io te la mimo e tu la spieghi. Ok, ah, giusto. Okay. Sale sul palco la cosplayer numero 0, Milena. Noi solitamente non facciamo nessuna intervista ai cosplayer, l'abbiamo fatta ieri nella sfilata libera, in questo caso ci limiteremo a introdurre il cosplayer, diciamo eventualmente la serie dalla quale viene tratto il film piuttosto che il costume. Parte la base, se hanno una base o un video nel momento in cui hanno indicato i cosplayer, se hanno un video viene proiettato dietro, è il momento di fare i vostri video e le vostre fotografie e poi ci sarà qualche secondo se la giuria alza la mano per vedere qualche particolare un po' più da vicino. Generalmente non facciamo un dialogo perché ci abbiamo veramente andati i cosplayer, quindi facciamo una sfilata nel caso, ok? E tutto quanto. E poi esatto. La cosa importante, l'applauso del pubblico, applauso, perché è l'applauso molto, c'è. L'applauso è molto importante, abbiamo fatto le prove, applauso, fantastico. E allora, okay. Iniziamo subito, visto che il pubblico è già caldo, annunciando il primo partecipante di questa gara cosplay. Intanto vediamo Arianna che posiziona la falce. È giusto perché ci sono dei posizionamenti da fare, delle preparazioni del palco prima che inizi l'esibizione. Allora, lei si chiama Mao Mao Cosplay e dalla serie Death Note interpreta Misa Amane. Sempre applauso. Applauso per Misa Amane. Grazie mille, ti facciamo raccogliere. Ti aiuto, no, stai, ci mancherebbe che ti faccio anche scomodare. Grazie mille. Grazie. Allora, fatti vedere bene dalla giuria, girettino. Ok, grazie mille. La giuria avanti. Applaude, il pubblico applaude. Ok. Molto molto bene. E andiamo avanti con il prossimo partecipante. Andiamo avanti, mi dicono che dopo il numero 1 c'è il numero 2, abbiamo di nuovo un singolo, questa volta un singolo maschile, di nuovo con allestimento del palco da parte del nostro piccolo aiutante di Babbo Natale, detto anche Arianna per l'occasione. E allora da The Amazing Digital Circus abbiamo Nicolò, forse abbiamo Nicolò.
sei Nicolò che interpreta Ken, un bel applauso. Benvenuti al fantastico circo digitale! Siete pronti a vedere qualcosa che vi farà esplodere il cervello? Beh, che peccato, lo vedrete comunque. E per lo show di oggi abbiamo preparato una fantastica performance. Ops, scenario sbagliato! Dove... Ora, signore e signori, Pomni ci farà vedere qualcosa che voi non avete mai visto prima! Che? Non ti preoccupare, mia cara, non soffrirai neanche di una morte dolorosa! Beh, immagino che entrambi abbiamo imparato qualcosa da questa esperienza, giusto? Il nostro amico qua ha un po' gli occhi fuori dalle orbite. No, è un po' impressionante, perché se pensi solamente al costume e non alla persona dentro. Peraltro, questa qua è una delle tecniche particolari, no, per far vedere solo il costume e non la persona sotto, che ci vede perfettamente, giusto? Sì. Insomma, dice. Più o meno, dice. Insomma. Benissimo, benissimo. La giuria ha dato uno sguardo, vuole avvicinare, che il cosplayer si avvicini, sì, no? Sì, un pochino, giustamente, no? Abbiamo una tecnica particolare di maschera, bello. La giuria vorrebbe il pupazzo in regalo, no, quello lo voglio io. Vabbè, tutto a posto. Grazie mille Nicolò, ciao. Grazie. Allora, andiamo avanti con un partecipante della categoria Kids. Yes. Lui si chiama Liam. Liam. Esatto, e lo vedo prepararsi lì. E dalla serie di Demon Slayer interpreta Tanjiro. Un bel applauso! No! Ricordiamo la citazione da un episodio in cui Tanjiro scappava perché c'erano i mostri, no? Quindi è una perfetta interpretazione. Ah, direi, ok, no? Quindi dice che l'ha fatto apposta, non si è emozionato. Ma ovvio che l'ha fatto apposta, no? È un cosplayer, no? Era perfettamente nel personaggio. Allora facciamo ancora un grosso applauso per Liam. Tutto a posto. L'emozione. No, ma è giusto che sia così, è bello salire sul palco. Tanta gente, ok, se non fosse così saremmo tutti dei robot senza emozioni. Numero 4, andiamo avanti con una delle serie più amate degli ultimi tempi. Torniamo di nuovo appunto nella serie dei singoli maschili. La serie è One Piece, lui si chiama Andrea, che interpreta Trafalgar Law. Un bel applauso! Il cacciatore bianco alla porta della mia casetta. Che sorpresa! Rum! Tacta! Lo sto facendo volare! Anche il fiume è come sospeso in aria! Non è possibile! Che razza di magia è? Non posso più lasciarvi andare ora che sapete la verità. Avevo mentito soltanto per il vostro bene. Siete solo d'intralcio, dovete uscire dalla bolla! Quale bolla? Quella che Law ha creato con i suoi poteri lì dentro può fare tutto quello che vuole! Nel suo raggio d'azione sarete pazienti sul tavolo della sua sala operatoria. Lui è il chirurgo della morte. Chi è debole come voi non può scegliere la propria fine. Se non cambi punto di vista, certe cose non potrai mai vederle. Smoker. Bisturi. Beh,
bravissimo, che ha interagito con il video dietro perfettamente in sincro, che io guardavo te e guardavo il video. Oh yes, bello bello. Stai scappando? Ciao allora, ciao, alla prossima. No, sei troppo alto, non possiamo stare vicini, vai vai, ma... ciao. Ciao, grazie mille Andrea, ciao. Ma perché scappano tutti? Gli ultimi due partecipanti sono scappati. Sarà colpa mia, tu sicuramente no. Sono io o sei tu? Vabbè che quelle corna lì incutono un po' di timore, comunque non sono armi, perché comunque sono di materiale morbido, no? Giusto? No, non è morbido, no. Di cosa sono fatte quelle armi, quelle corna lì? Di corna? Sì. Non sono props, ho capito, sono proprio tue. E vabbè, scherzavo. Nel mentre succedono cose qua attorno a noi. Succedono cose perché il prossimo partecipante, che si chiama Luca, arriva da una serie che conosciamo tutti, che è la serie di Transformers. E il nome del suo personaggio è Soundwave. Un applauso per lui! Wow, wow, ci ha riportato i momenti in cui eravamo bambini. Anche io ti chiedo, da dove vedi? Dagli occhi o da sotto? No, aspetta, facciamolo sentire la voce. Da dove vedi? È la voce veramente robotica. Fantastico, anche questa è cosplay, quindi anche la simulazione della voce. Peraltro avete visto questi aggeggi particolari, una scenografia molto particolare. Esatto, e lui sta facendo il suo 360 per la giuria. Ciascuno ha i suoi modelli, ecco, è un robot, è un modello okay. Per tutti. Okay, Marco dall'ok, grazie mille. Bella lì, scendi tranquillo, che con quei piedoni lì, no, ma abbiamo i piccoli aiutanti di Babbo Natale che ci aiutano, appunto. È il mio turno, no, è il tuo, è il mio. È il tuo turno, esatto. È il mio turno, siamo arrivati al numero 6. Numero 6, ah, fantastico, ok. Numero 6, anche il numero 6 è un singolo maschile. Andiamo in un tema, anche qua dove si mazzolano bene, si può dire mazzolano sul palco, ormai l'ho detto due volte peraltro, ok? Da Warhammer 40.000 o 40K, Walter che interpreta, l'abbiamo già visto ma lo dico, Adeptus Mechanicus, un grosso applauso per Walter. Magus Dominus, la sua reputazione la precede, mio signore. Sono venuto a controllare questi criminali che avete catturato. Ora mostratemeli. Ecco, signore, sono questi tre individui qui di fronte a voi. Bene, vediamo. Cosa? Voi mi disturbate dai miei esperimenti? Per queste tre persone, io sono occupato a controllare e a dominare un pianeta forgia. Non ho tempo per queste cose. Ma mio signore, questi ribelli stavano trafugando informazioni riservate dal suo computer. Cosa hai detto? Che diavolo sta succedendo? Stolti, non avete capito. Loro sono diversivi. Ma non vi preoccupate, me ne occuperò io. Per la conoscenza, per la distruzione, per il Dio Macchina. Applauso!
decisamente inquietante, posso dire inquietante, perché comunque avete visto che c'erano le gambine che si muovono qua davanti? Sì, sì, è un dettaglio che io ho notato subito da sotto al palco. E non sono del costume, sono proprio sue, no, sto scherzando ovviamente. No, non mi guardare così che mi inibisci decisamente, no, ti prego. Tutto bello, io faccio finta di niente e la giuria chiede di fare un 360, si può sì. fare per far vedere tutto il costume, per favore? Giustamente ci sono vari elementi da vedere del costume, che vari aspetti, varie tecniche. Abbiamo anche uno zaino protonico dei Ghostbuster riadattato, no, non è vero, è lo zaino protonico di Warhammer, adesso mi picchia. No, guarda, è fantastico, bello, non ho niente da dire. Grazie mille, un grosso applauso per Walter. Ovviamente si scherza qua, no? Giusto per intrattenere, però il massimo paura. Rispetto, la paura sì, massimo rispetto comunque no. per il lavoro dei cosplayer, ovviamente, che tutti quanti si dannano l'anima per darci spettacolo. Hai visto che struttura, eh? Tosto, sì, sì. Tosto. Tu compreso, perché anche se ora non lo vedete, lui è uno di quei cosplayer che ha fatto un sacco di cose ingombranti, grazie. E ha girato il mondo. Grazie. E ora si è stufato perché, giustamente, essendo invecchiato... No, non mi sono stufato, ma sono invecchiato, comunque sì, grazie Milena, grazie. Allora, scherzi a parte... siamo arrivati al numero 7, il partecipante numero 7 si chiama Francesco e porta dalla serie Il Signore degli Anelli, Aragorn. Vai con l'applauso. L'applauso va sempre bene, I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand, men of the West! Grazie mille, che bello l'applauso spontaneo per il nostro Aragorn. Fatti vedere dalla giuria. E voilà. Signore negli anelli... Fantastica serie anche di film, tra le altre cose. Sì. Per chi non sapesse che è tratto da un libro, pensa che io l'ho scoperto dopo. Certo. No, non è vero. Però non penso lo leggerò mai. Tu stavi facendo una domanda, ti ho tagliato. No. No, tutto a posto. Tutto a posto, te la faccio pagare dopo. Ok, tutto okay, a posto. Ok, grazie mille. Fantastico. Chi di voi ha letto il libro Il Signore degli Anelli? Uno, due, tre, insomma, però inizio a sentirmi in difetto, molto bene, molto bene. E quindi eravamo al numero 7. Esatto, quindi adesso siamo al numero? Dimostrami che sai contare. 8, ci ho preso. Bravo. Beh, mi è andata bene. Allora, numero 8 da Overwatch, dimmi di sì con la testa, sì. Sta per salire sul palco Selene, che interpreta Kiriko, un bel applauso! Generazioni, la mia famiglia ha servito e protetto la nostra città, seguendo la tradizione. Mia nonna era devota allo spirito volpe, che le aveva insegnato l'antica via della guarigione. Mia madre, invece, ha scelto la via della spada, tramandandone l'antica maestria
con l'addestramento e la disciplina. Sapevo che ognuna voleva che seguissi le sue orme, ma non potevo scegliere. L'addestramento mi placa la mente, aprendola agli insegnamenti dello spirito volpe. E il mio legame con essa protegge chi non è in grado di difendersi. Entrambe le vie mi completano e mi fanno sentire a casa. Per generazioni, la mia famiglia ha servito e protetto la nostra città, seguendo la tradizione. Io? Ne ho creata una tutta mia. Voi, Hashimoto, avete tormentato questa città, questo quartiere, questa gente, troppo a lungo. Ho un messaggio per il vostro capo. Kanezaka è sotto la mia protezione. Applauso! Molto molto bene. Posso fare una cosa utile per l'umanità? Ecco, ti aiuto, guarda che bello. Hai fatto tu questo? No, sì, no. No, no, va bene così, va comunque molto bene. Qua ci sono delle preghiere queste. I nostri giurati vogliono sapere cosa c'è scritto. Sì, magari, intanto talismani. Talismano di guarigione. No, va tutto bene, se ne vuoi lasciare uno sul palco per Milena, che dopo che fa su e giù con le ginocchia se ne vanno tra un po', comunque va bene. Un applauso per la nostra Selene. Ok, ora ci spostiamo nell'universo di House of Dragons, dove Andrea ci porta Aemon Targaryen. Yeah! Aspetta! Mio Lord Strong. Sei convinto di poter volare per il reame tentando di rubare impunemente il trono di mio fratello? No. Io voglio che tu ti cavi un occhio. Per ripagarmi del mio. Uno basterà. Non voglio accecarti. Sto pensando di farne d'uno a mia madre. Dammi il tuo occhio! O lo prendo da me, bastardo! Ci metto un po' a salire e scendere io. No, prenditi i tuoi tempi, poi dici a me che sono invecchiato. Brava, brava. Fai le battute per te stessa. Ma io sono incartata. Sì, sì. Bene, bene. Allora, ti facciamo andare dalla giuria e ti facciamo fare un 360. Ma pensa se fa un salto tipo 360. Ok. La giuria dice ok, grazie. Applauso, applauso. Applaudite finché potete. Perché allora, tra un po' non si applaude più. Immaginate di essere in una situazione di notte, con la nebbia, si sente una sirena. Perfetto! E appare l'infermiera di Silent Hill, interpretata da Claudia. Applauso. Thank you.
applauso. Mi piacerebbe avere un quarto della sua agilità ancora, complimenti. Bella la non è una camminata, come si dice, no? I movimenti erano perfetti. Il movimento, la gomitata, no, non è la gomitata. Vabbè, sto zitto, faccio parlare te. Fai parlare me? Sì, sì, con piacere. Quando sono in difficoltà faccio allora, parlare secondo te. Secondo me è perfetta, cioè nel senso si è mossa benissimo, assolutamente. La giuria apprezza, ma la e tiene quindi a debita distanza, perché è giusto che sia così, va bene. Ok, grazie mille, grazie Claudia, grazie, grazie. Ok, ora Max sbircia, cosa sbircia? Cosa puoi sapere? Ce l'hai anche tu uguale? Sì, però è scritto diverso. Scritto diverso? È vero. Ok, il prossimo partecipante è Sara Lisanti, che interpreta Lux da League of Legends. Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Focus on the battle. Illuminate the enemy. Banish the shadows. Going superior. In the name of Demacia, I will punish you. Light him up. I love it, light me. A double rainbow is light. A phenomenon of sunshine. Sunshine. Focus on the tactics. Focus on the enemy. Focus on the battle. Going covert ops deploy. Tactical decision. A double rainbow is light. A phenomenon of sunshine. Sunshine. Focus on the tactics. Focus on the enemy. Focus on Demacia. Charging my laser. I suggest you forfeit instead. Going. Focus on the battle. Illuminate the enemy. Banish the shadows. Going. Double rainbow. What does he mean? We can do this. Stay positive. We can do this. Superior tactics. We can do this. In the name of Demacia, I will punish you. Love and friendship are the key to victory. Looks like I'm signing out. Till next time. Bye-bye. Yeah! Bravissima! E scappa anche lei subito. Onde evitare... Come era una finta, era una finta. Voleva far vedere che nonostante i tacchi alti riesce a muoversi vieni, velocemente, vieni. Benissimo. Su e giù dalle scale. Il giro. 360, la giuria... 360. Tiene un 360, riesce a farlo anche in senso verticale il 360, salto mortale, no, no, stai scherzando, no, no, non sia mai, non sia mai. Ok, la giuria dice ok, e quindi adesso ti possiamo lasciare scappare, ok, grazie. Here we go. Andiamo avanti. Vado io? Sì. Sono molto emozionato perché da amante della musica... Signore e signori, sto per presentare il re mondiale del pop, Michael Jackson! Interpretato da Victoria!
ricordiamo a tutti che Victoria sarà disponibile per autografi ancora scendendo dal parco, se volete lezioni di ballo o penso di canto. Che lo sentite o di canto, perfetto, tutto ok. Ti restituisco il cappello prima che se lo freghi Max. Anche il nostro giurato Marco stava prendendo appuntamento per la prossima lezione di ballo, ok. Vedevo già che già me sto muove. Un'esibizione veramente top. Oh yes, cioè, d'altra parte il re del pop. Ok, allora Rita e Vale interpretano Yzma e Kronk dalle Follie dell'Imperatore. Fantastico! Che idea, Kronk! Che idea geniale! Spedirò Cusco all'altro mondo! Il vero Cusco? Il vero Cusco, mi pare ovvio! Non ci arrivi? È perfetto! Con lui fuori dai piedi e nessun erede al trono, io prenderò il suo posto e governerò l'impero! Mi piace! E come la metti col fatto che sei stata, diciamo, licenziata? Gli unici che ne sono al corrente siamo noi tre e presto resteremo in due! E io sono uno di questi due, vero? Al laboratorio! Lo avvelenerò con questo. Toccalo, Kronk. Oh, non ne avverti il nero potere? Oh, caspita, è nero forte. Si avvicina il nostro momento di gloria. È l'ora di cena. Stavo rivivendo questo bellissimo lungometraggio e la vostra esibizione mi ha appunto riportato la memoria. Mi sono distratto per un attimo, colpa d'Alfredo, no, in questo io, caso colpa vostra. E io facevo vai su, e lui imbambolato. Stavo cercando le prossime parole. Giurati, volete vederli più da vicino e fare un applauso ancora di vostra sponte, perché insomma un'interpretazione così, hai visto, bello, no? Fantastico. Fantastici. Ed è stata fantastica anche la reazione del pubblico, perché hanno applauditi appena li ho nominati e hanno smesso di applaudirli appena sono... applauso continuo. Esatto. Facciamo collezione di applausi noi di Come On Cosplay sul palco del Gardacon e li dedichiamo tutti ai cosplayer e tutto ciò è molto bello. Esatto, anche perché noi cosplayer magari... Potremmo non vincere nulla, ma il vostro applauso vale più di tutto il resto. Se poi vincono anche, cioè, va bene. No, cioè, non è che, come siamo materialisti. Ed eccolo qui, andiamo avanti con il numero 14, che è molto molto tranquillo. In realtà ha uno spirito punk. Lui è Ruben, che interpreta appunto Spider-Punk. Un bel applauso. Grazie a Spider-Punk! Bella lì. Allora, il prossimo partecipante è Federico. Anche qui Arianna allestisce il palco esatto. Con una cosa... Penso che sia fondamentale per l'esibizione perché è proprio messo in un punto preciso. Sì, perché potete indicarci il punto preciso dove volete che noi posizioniamo la vostra scenografia. Esattamente. E stavo dicendo, quindi Federico, che dalla serie Anastasia interpreta Rasputin! Bene. La notte del buio sembrava impazzito. Nel cervello quell'incubo come un zio. Un corpo cadeva giù in mille pezzi anche più. Apro gli occhi e quell'incubo si ero
Io! Ero l'uomo più mistico in tutta la Russia. Mi tradirono Mallus, un grave errore. Io poi li feci pagare. Ma una figlia riuscì a fuggire. Cara piccola, tu vivrai nel terrore. Nella notte nel buio, la torre. Nella notte nel buio, la fuggirà. Che dolce ironia, la vendetta è la mia. Nella notte nel buio, lei morirà. Nella notte nel buio, ti cercherà. Ogni volta del male soffrirà sempre. È l'ora per te, è la fine per te. Nella notte nel buio, nella notte nel buio. Su, compagni miei, dai, mostratemi la sua agonia. Fate in fretta, presto, obbeditemi. Col buio, sarà mia! Wow. Ah, quindi tu l'avevi lasciato lì. Era sportivo, un simpatico cattivo, è vero? Infatti, è giusto. Grazie. Non eravate curiosi di assaggiare un po' del veleno? No, tutto a posto. Dopo magari, dipende se vince, è tutto a posto, se no assaggiate il veleno, ho capito. Allora. Ma pensa a te, rimaniamo in tema. È il mio turno, non ti sto rubando le battute, sì, vero? Sì, sì, tocca sì. Sempre a me. Allora, accogliamo sul palco con un bel applauso Ilaria che interpreta Anastasia. Anastasia! Con anche il cambio di abito! Hai visto che roba? Una delle cose che fa effetto sicuramente è sempre il cambio di abito, perché non ce lo si aspetta. Va bene, no? Se lo tengo io. Fatti vedere la giuria. Insomma, che qua abbiamo esperti di armature, ma anche di sartoriale, quindi sì, sì. Insomma, questo è un bel abito. Questo cambio d'abito... Insomma, richiede una meccanica particolare della costruzione del costume. Ok. E quindi è difficile poi comunque anche da togliere, perché dimmi se non avevi ansia di quel momento da quando sei entrata in fiera. Vuoi dirlo al microfono? Aveva ansia solo di non inciampare qui? Esatto. Poi vabbè, l'abito è già pesante di suo, eh. Ho due corsetti che credo... sono praticamente quasi 8 ore che me le sto portando dietro e spero di togliermi subito. Ok, allora ti lasciamo andare e ti ringraziamo. Grazie. Ancora per la tua fantastica esibizione. Scendi e ti capisco, tranquilla. Anch'io ho paura di inciampare sul palco, guarda.
E sto rischiando da tutto il tempo, insomma. E noi non aspettiamo nient'altro che succeda a quel momento, perché Francesco lo sta immortalando tutta la gara, ma anche gli amici di Your Cosplay, che ringraziamo perché stanno mandando in streaming sulla loro piattaforma tutta la gara. Ed è una cosa bellissima. Un applauso per Your Cosplay, che fanno finta di niente, però comunque... Eccoli! sono qua di fianco. Bobo. Tutto questo popò di armamentario che vediamo, le telecamere piazzate in giro, e vi trovano veramente su un sito, vero? C'è il vostro sito, vuoi dirlo tu? Sì, siamo ancora in diretta sul YouTube, su Your Cosplay, e in questo momento appunto siamo in diretta con 30 persone, e in più ci stanno arrivando anche i commenti in diretta ancora. Alla grande, grazie ancora Your Cosplay! E allora andiamo avanti nel universo di Good Night Pum Pum con Kim, che interpreta Aiko. Close your eyes, you'll be here soon. Chinese and Chico Fun, Doki Doki Hon Tony Netai, Demo Kono Wado Dekinai. Yasumi, oh Yasumi, I know that it's hard to do. Let's go party, show down, like all the crowd. Shut your doors and all time with the child. In my head, all just hands. Whoa! Un applauso enorme parte dal pubblico per te. Grazie mille. L'ho vista scappare, che doveva riprendere fiato dopo la coreografia. Eh sì, certo. E l'ho lasciata andare. Ma io non posso neanche guardarla senza farmi venire il fiatone, quindi figurati, capisco benissimo. Attenzione. Allestiamo il palco, sì, per il prossimo partecipante. Hai presente prima quando c'era la nebbia, la sirena? Sì. Hai presente cose inquietanti? Era niente in confronto. Era niente in confronto a questo. Perché si sta per... Oh mamma mia, ho solo paura a guardare cosa sta per succedere. Sta per succedere l'irreparabile, non lo so, ma voglio essere più catastrofico. Provaci. No, non ci riesco, sono troppo emozionato. Ma allora lasciamo il palco. Lasciamo il palco, perché l'abbiamo già visto che c'è un'interpretazione da Exorcist e Believer. Il personaggio è Catherine e lei è Elena. Un bel applauso! Are you looking for Reagan? Are you looking for Reagan? Don't be scared. Release this child! Release this child!
Alla faccia dell'interpretazione, volevo rassicurarvi sul fatto che nessuna vertebra è stata maltrattata durante questa interpretazione. E tutto a posto, la bambina scende dal palco con le sue gambe, no? E vabbè, di fronte a certi spettacoli non ci sono parole, perché effettivamente era molto realistica, no? Assolutamente, assolutamente. Sì? Vogliamo provare a riprodurre il ponte? Vuoi provare tu? No, gli stavo proponendo a te. Io non ci riesco bene, con le corna è difficile. Io neanche se lo disegno riesco a farlo, quel ponte lì, figurati. Tutto a posto. Ma ci spostiamo nell'universo di The Witcher, dove Livia interpreta... Ah, c'è un pezzettino piccolo, questo qua. Questo. Un secondo. Cioè, come hai fatto a vederlo? Hai gli occhi di gatto, hai... Rewind. Ci spostiamo nell'universo di The Witcher con Livia che interpreta Ciri. Lo fanno. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. So eager to practice. Strike. Grazie a Ciri, vieni a farti vedere dalla giuria. Ciri è il mio personaggio preferito di The Witcher, qua, lo dico e qua lo nego. Grazie mille. Fai un 360 così ti vedono bene, che vedo la giuria che fa così. Anche dall'altra parte, gira, perfetto. E fantastico. Voilà. È ok? C'era un timido applauso, facciamolo diventare meno timido, ok, perfetto. E tenete l'applauso, perché ci spostiamo nel... prossimo universo, nel prossimo ovvero? Universo, quello di, lo dirò benissimo, se lo dico male picchiami, Ensemble Stars. Ok. Ok, loro sono Ash, Lux e Saeko, che interpretano Mika, Nazuna e Shu. Un bel applauso.
Yeah, yeah. Sono intervenuto troppo presto, c'era un finale a sorpresa, ma era una preview della puntata precedente, quindi vai, tutto ci avete a posto. Ingannato perché avete fatto l'applauso e noi sulla base del vostro applauso siamo entrati in scena, quindi ci scusiamo. Ci siamo ingannati da soli, ecco, diciamo così. È arrivato quel momento. Il momento della gara del pubblico. Il momento della gara del pubblico, perché voi dovete sapere che c'è un momento della gara in ogni fiera che facciamo in cui in realtà è il pubblico a partecipare. E devo dire che il pubblico della fiera precedente, ovvero quello di Genova, al Megacon, ci ha dato dentro, sono stati molto bravi. Allora, che cosa faremo noi? Allora, prima di tutto vi chiederemo di aiutarci per far vedere tutto il vostro entusiasmo via web con una bellissima foto da palco. E nella seconda cosa vi chiederemo un'esplosione d'entusiasmo che andremo a registrare. Il nostro Francesco, un applauso per Francesco che è il nostro multimedia manager, segue lui sito Instagram, Facebook, YouTube. Quindi diciamo che eBay. Tutti i contenuti che stiamo facendo li troverete sulle pagine di Come On Cosplay. Sì. Ok, sì, sì. Allora siamo pronti a fare una selfie tutti insieme? La risposta è sì! La risposta è? Sì! Guarda, okay. brave. Cioè, perfetto! Hanno vinto 10 punti Grifondoro, no? Ok, allora, come si fa? Solitamente si mettono le mani su, una a destra e una a sinistra, e si agitano, ma non nelle foto, se no vengono mosse. Su le mani! Sulle mani! Foto! Ok, il secondo momento topico, no? Riproviamo, questo è un po' più difficile. Perché, allora una piccola spiegazione, no? Vai. Perché voi sapete, no, che quello che conta poi alla fine è quello che finisce sul web, no? Noi abbiamo una vita reale e poi c'è quella sul web. Se non c'è sul web non è mai successo. Allora, volete far vedere quello che è successo oggi al Gardacon? Sì! Meno male che ci sono loro. Ricordate che il pubblico del Megacon è stato molto molto bravo. Spiega tu che cosa devono fare allora. Ok, quindi noi faremo 1, 2, 3 e al nostro 3 dovrete urlare tutti insieme come on. Ok, facciamo un test, facciamo una prova. Una prova. 1, 2, 3. Perfetto. No. Perfetto cosa? Lo volevi meglio? Ma ti ricordi cosa hanno fatto quelli del Megacon di Genova? Sì. Appunto, cioè non è che loro sono anche di più, vuoi mica fare meno volume? Rifacciamo. Ok, quindi prova, ragazzi, dobbiamo prova. Fare più casino. Uno, due, tre. Questa era buona, tenetela, adesso la registriamo, ok? Allora non c'è due senza tre, la registriamo, cerchiamo voi pronti? Di farla meglio di prima. Uno, due, tre. Ci piace, grandi, un applauso per voi. E questo applauso va al pubblico. Grazie a Francesco che l'abbiamo fatto salire e a Fabio, fanno l'inchino. Grazie mille. E grazie a tutti quanti. E allora proseguiamo con la gara, è il tuo turno direi, giusto? Proseguiamo con la gara, il mio turno è capita a Fagiolo. Ania, Asia, Rebecca, Alice, Giorgia ed Erika interpretano Emily, Sera, Lute, Adamo, Charlie e Veggy di Aspin Hotel. La mamma rimane qua. Che non riesce a scendere. To ensure these souls are safe. But she was right, Sarah. She showed us a soul can improve. He saw the light, Sarah. Checked all the boxes that you said would prove a person deserves a second chance. Now we turn our backs, no second glance. It's not as simple as you think. Not everything is spelled in ink. It's not fair, Sarah. Careful, Charlie, keep a cool head. No, don't you care. Because someone is dead, it doesn't mean.
to the big pose. He's unholy, case closed. Did you forget that hell is forever? A man only lives once. We'll see you in 1 month. Gotta say, I can't wait to come down and exterminate you. Wait, shit. What are you saying? Let me get this straight. You go down there and kill those poor trolls. You didn't know. Whoops. Guess the cat's out of the bag. What's the big deal? So tell me that you didn't know. I thought since I'm older, it's my load to shoulder. No. You have to listen. It was such a hard decision. I wanted to save you the anguish it takes to do what was required. To think that I admired you. Well, I don't need your condescension. I'm not a child to protect. Was talk of virtue just pretension? Was I too naive to expect you to heed the morals you're purveying? That's what the fuck I've been saying. If hell is forever, then heaven must be a lie. Emily. If angels can do whatever and remain in the sky, the rules are shades of gray when you don't do as you say, when you make the wretched suffer just to kill them again. I was told not to trust in angels. By her? She should know. We should go. No! Don't you see? We've come so close. Look at them fighting. They're at each other's throats. Don't you act all high and mighty. Did you ever think your little girlfriend might be a liar? Don't. Please. What's the fuss? Why hide the fact that you're an angel just like us? Tripudio! E io rimango... Non scendete, non scendete, fatevi vedere la giuria. Ma io rimango appositamente sotto il palco perché dovevi sapere che stando qua sentivo più forte il gruppo delle fan rispetto alla casse. No, non andate via, non andate via. Volete cantare un pezzo di una canzone al volo? Vabbè, volete salutare le vostre amiche sul palco? Sì, vi vogliamo bene, Pookies! Bravissime, bravissime! Brava Ania, brava! Ce la puoi fare Ania, sei bellissima! E tutto questo è veramente molto bello, il sostenimento, come si dice, non so più parlare italiano, no? Il quindi sostegno. L'amicizia, il sostegno, un applauso a me che non so più parlare, un applauso a loro perché hanno fatto una bellissima esibizione. Godetevi questo applauso, fatevi vedere dalla giuria e... Grazie mille. Uno, due, tre. Ah, ma che bello, che bello. L'amicizia nel cosplay. Sì, sì. Se non fosse per loro. Ah, Charlie, arrivo tardi a casa. Riesci a svuotare la lavatrice? Grazie. È vero, perché tu sei una di loro, quasi. Sì. Nel senso, non di loro che ci conosciamo, però... di loro no, della serie, okay. Albino Tell, certo, che è una delle più amate tra le altre cose, che ha avuto più successo nell'ultimo periodo, lo stiamo notando per la quantità di cosplayer che si sono iscritti a questo tema, ma non il prossimo, è giusto? Tocca a me, giusto? Allora, il prossimo è per la giuria numero 22, torniamo ai singoli, in particolare singolo maschile da Five Nights at Freddy's, lui è Son, che interpreta Foxy. Un bel applauso. Ultimately get our revenge.
Però mi stavano dicendo vai, ma io sono un po' intimorito da questo personaggio qua, no? Da Foxy? No, guarda pure dritto, guarda la giuria. Guarda la giuria e prenditela con loro. Bravissima, vedo che ci capiamo, ok. Chiedono di girarti su te stesso, sì, per vedere i particolari del costume. Questo è un costume che ha appunto anche una bocca semovibile. Non è tua, vero? No, sto scherzando, ovviamente. No. Un applauso per il nostro Son. Se fosse la sua, gli avrei consigliato di andare immediatamente dal dentista. Non so se noti che sto a una debita a distanza, ecco, tutto qua. Ti vedo. Meno male. Come vedo? Già pronti? No. I prossimi partecipanti? No, non li vedo già pronti. Sì, che li vedo già. Aspetta. No. Perché possiamo anche dirlo, però sarebbe stato carino perché sarebbero state Ilaria e Ilaria. Ah, il mashup. Ma non ci sono. Numero 23 non c'è, e quindi andiamo avanti. Numero 24, prego. Allora, con il numero 24, Elisa. Elisa porta un original cosplay che si chiama Eterea, lo spirito del bosco. Bravissimi. Bellissima, bellissima. Ti faccio una domanda, è un original cosplay, quindi c'è una storia dietro, potresti dirci due parole a proposito di perché hai creato questo costume e la sua storia? Ok, sì, allora si chiama Eterea, ok, è un cervo, ok, e in realtà la storia è un po' strana perché me lo sono sognato un po' di notte, cioè in generale faccio cosplay con i copricapi e stavolta ho detto facciamo qualcosa di diverso e niente, io amante della natura comunque e infatti è tutto bene o male materiale di recupero, muschio, così e niente, è proprio una questione dell'amante della natura, la tranquillità e basta in realtà, cioè è proprio una creatura del sottobosco, ok, come se fosse più un guardiano della foresta, ecco, questo è. Grazie, quindi tutto è nato da un tuo sogno, tu ti sei sognata? Perché poi creandolo ovviamente non era uguale al sogno, cioè modificavo mano a mano che andavo avanti col costume, però sì, cioè non è che ho visto un'immagine o un personaggio di un libro, proprio a caso è nato questo personaggio. Dai, è una cosa, grazie mille, è una cosa bellissima. Applauso, cioè, ancora. L'ha sognato, l'ha riprodotto e le ha dato un significato. L'ho chiesto perché tutti gli altri personaggi magari li conoscete perché arrivano da serie o che conoscete o magari che avete almeno visto. E in questo caso per la giuria ho voluto chiedere di raccontare la storia. Ok, allora io direi che non so, sì, è giusto. Numero 25. Da Legend of Zelda, lei è Federica che interpreta Link, un bel applauso!
grazie mille, grazie mille. Fatti vedere qui dalla giuria, andiamo insieme. Facciamo insieme il 360 così li distraiamo e non sanno più cosa devono guardare. Grazie. È ok? Ok? Il materiale. Foam. Ok, grazie. Ah no, aspetta. Sì. È sempre in forma anche l'arma? Sì, lo dico per il pubblico che non sente quello che dicono. Ok, allora, ancora un applauso per Federica. A posto. Tocca, allora, tocca a te, eh? Tocca a me? Sì. Allora, ok, Giulia, che interpreta Rengoku dalla serie Demon Slayer. Applauso. Fai ardere il tuo cuore. Supera i tuoi limiti. Io sono il pilastro delle fiamme. Il mio nome è Kyojuro Rengoku. Nono Kata! Rengoku! E alza la ciambella al cielo e alza la ciambella al cielo nel vostro applauso meraviglioso. State ferita, tutto a posto, stai bene? Posto. Sì, no, perché vedo che c'è una ferita qua, tutto a posto, no? Io starei scomodo così, però vabbè, facciamo ancora un applauso. Demon Slayer, grazie. Ok, here we go, andiamo con il numero 27. Di cosa sto parlando? Vediamo se qualcuno lo sa. Qualcuno l'ha detto. Arriva Giada che interpreta Mirtilla Malcontenta da Harry Potter. Che cosa vuoi? Voglio chiederti come sei morta. Oh, è stato orribile. È successo proprio qui, giusto in questo cubicolo. Mi ero nascosta perché Olive Horby mi prendeva in giro per via degli occhiali. Stavo piangendo. E poi ho sentito entrare qualcuno. Chi era Mirtilla? Non lo so! Sconvolta! Ma ha detto qualcosa di buffo, una specie di lingua inventata. E ho capito che era la voce di un ragazzo, così ho aperto la porta per lì. Vattene via! Sono morta. Tutto a un tratto. Ma come? Ricordo solo di aver visto un paio di grossi, enormi occhi gialli, proprio lì, vicino al lavandino. Dal vivo, senza l'ausilio di una base e niente, quindi doppiamente difficile. Complimenti Mirtilla. E sì, vedi che sta sorridendo, non è malcontenta lei, è una Mirtilla felice. Meno male. Un applauso ancora per Mirtilla. Al secolo Giada. Ok, io non so se sia un caso, capitano tutti a me, ma ne sono molto felice. Allora, i prossimi
partecipanti di questa competition sono Irene e Caterina, che interpretano Angel Dust e Ask dalla serie di Azwin Hotel. Dopo che mi hai trattato di me, pensi che mi aprirò con te? Magari ti tratterei meglio se non recitassi. Non è una recita! Magari, se riesco a rovinarmi abbastanza nel frattempo, non sarò più il suo giocattolo preferito. Era un signore supremo un tempo. Ma quando sei un trafficante d'anime, e sei anche un giocatore d'azzardo, perdere una mano di troppo diventa davvero pericoloso. Così non va e ti senti in bilico. Nella tua vita non c'è speranza. Fai schifo quasi quanto un cesso pubblico. E non andrà mai peggio di così. Beh, io credo proprio di sì. Aspetta, cosa? Tu fai schifo, baby, che schifo che fai, baby. Tu sei quella che è uno schifo come me. Faccio schifo, amore, lo grido con passione. E ora so che almeno ci sei tu. Uno schifo quanto me. Io sono ludodipendente. Io trovo molto entusiasmante ogni che mi dai. Vai così, canta ancora un po', che show. Non ho più ho perso tutto il mio potere, dando via la libertà. È chiaro che può solo peggiorare. È uno schifo, baby. Fa schifo, ma se noi mangiamo insieme, forse lo sopporterò. Va bene, tu sei un perdente, perdonati e sii clemente. Resta sempre come sei. Fai schifo come me. Ma che bip si cantano! Continuava così la suona. Se non l'avete capito, è uno schifo, ma non la loro esibizione. La loro esibizione è stata bellissima. Ancora un applauso a Azwin Hotel. Ok, ok. E cambiamo leggermente tema. Cambiamo leggermente tema, perché andiamo nel tema di uno di forse i musical più amati da tutti quanti. Il musical. Marcord, vero? E Grease, lei è Aurora che interpreta Sandy. Un bel applauso. Tell me about it, Stan. Shape up, 'cause I need a man. You're the one that I want. You're the one that I want. Eccoci. Veloce e d'impatto, Esatto. Peraltro abbiamo apprezzato anche solo il gesto, ma non ha spopolato la sigaretta veramente, così non ha sporcato il palco, si fa così. Bravissima. Infatti l'abbiamo vista, grazie mille. Abbiamo rischiato il collasso del nostro tecnico audio Davide, che si è emozionato tantissimo quando... Infatti noi ci siamo distratti guardando lei e guardando lui. Ok, allora andiamo avanti con... 30. Il numero 30, Mauro e Sofia... interpretano Trafalgar e Luffy dalla serie One Piece. Applauso. Sì.
Un applauso al ciclo Ci vogliamo tanto bene, perché ci picchiamo ma poi facciamo pace. Occhio che il cosciotto poi l'ho posato lì di fianco, quello che era volato dietro il palco. Era caduto dietro al palco. Ci mancherebbe, sempre un piacere fare uno spuntino a metà gara. Ok. Perché siamo arrivati a metà gara. E sì, però io l'ho detto, adesso non mi capitano più. Lo posso fare lo stesso, li posso presentare lo stesso io? Vai, no, no, ma con piacere, dai. Fammi fare un'eccezione, ci tieni, ormai ho deciso che questa gara li presento tutti io. Bene. Allora, abbiamo i numeri 31, che sono Asia, Van e Aiko, che interpretano Lucifero, Lilith e Charlie da Hazbin Hotel. C'era una volta una città radiosa, protetta da cancelli dorati, conosciuta come paradiso, governata da esseri di pura luce, angeli che adoravano il bene e lo difendevano ad ogni costo dal male. Tra questi angeli c'era Lucifero, un sognatore con luminose idee per il creato, ma dai vecchi saggi del paradiso era visto come un provocatore. Consideravano il suo modo di pensare pericoloso per l'ordine paradisiaco. Lucifero restava a guardare mentre gli altri espandevano l'universo a loro piacimento. Dalla polvere della terra crearono Adamo e Lilith, pari in tutti in quanto primi del genere umano. Ma Adamo pretendeva il comando, Lilith rifiutò di sottomettersi, fuggì dall'Eden. Lucifero, attratto dalla fiera indipendenza di lei, la trovò e i due sognatori ribelli si innamorarono perdutamente. Insieme bramavano di condividere la magia del libero arbitrio con l'umanità e offrirono il frutto della conoscenza alla nuova moglie di Adamo, Eva, che lo accettò con gioia. Ma il dono celava una maledizione, con esso arrivò un regno di oscurità e peccato. Come punizione dell'atto sconsiderato, il paradiso gettò Lucifero a sua amata in una fossa oscura creata dal male. A Lucifero non fu più permesso vedere il bene nell'umana gente, ma solo la sua crudeltà. Confuso, Lucifero perse la sua capacità di sognare. Invece Lilith prosperava, dando forza all'inferno con le sue voci e i suoi canti. Mentre i numeri dell'inferno crescevano, ne cresceva anche il potere. Il paradiso considerò questo una minaccia e prese una decisione spietata. Ogni anno avrebbero mandato agli inferi un esercito per lo sterminio. Così l'inferno non avrebbe mai avuto la possibilità di ribellarsi. Ma la speranza di Lilith non si spense e il suo sogno fu tramandato alla sua preziosa figlia, la principessa dell'inferno. L'inferno è casa mia e mi distrugge sapere che ogni anno così tanta gente viene massacrata. Per questo ho deciso di costruire un hotel, l'Hazbin Hotel. Si tratta di un hotel che sarà capace di redimere tutti i peccatori e di dar loro nuova speranza. Mamma, papà, so che sarete fieri di me. Io che applaudo col microfono in mano, si sente bom 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 nelle casse, scusatemi. Sì, è un trucco che fa Milena, no? Quello di utilizzare un microfono come un bongo, non si fa così, però lei lo fa lo stesso e ci piace così. E a noi piacciono le nostre amiche di Hazbin Hotel, peraltro bellissimo pezzo recitato, non facile a memoria, con un bel po' di pathos. Brave, brave, brave. Bravi. Okay. E bravi anche voi con gli applausi, bravi, bravi, bravi. Non ve l'ho chiesto, l'avete fatto da solo, vi ho solo guardati. Grazie mille. E se a te capitano tutti gli ospiti di Hazbin Hotel, a me capitano quelli musicali. Cantanti. E sono nuovamente molto contento di chiamare sul palco uno dei più grandi artisti italiani. Lui ha scritto pezzi memorabili con ritmiche pazzesche, testi veramente fantastici. E con onore chiamo sul palco Caparezza! Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono
whisky, brandy e ti stendi, dandy, non mi comprendi, senti tu non ti offendi, se ti dico che sei trendy, prendi me, per esempio, non mi stempio, per un tempio del divertimento, essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio, che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo, con l'audio l'autoradio, nell'auto cauto resto, faccia a faccia, con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro, con validi manovali ricostruisco, gli argini di una giornata ai margini della disco, e mi stupisco, quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco, com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Incontri, gli scontri, lo scambio d'opinioni, persone che sono fatte di nomi e cognomi, venghino signori che qui c'è il vino buono, le pagine del libro e le melodie del suono, si vive di ricordi signori e di giochi, di abbracci sinceri, di baci e di fuochi, di tutti i momenti tristi e divertenti e non di momenti tristemente divertenti. Ha rischiato la vita, ma tutto a posto. E lui per... era Luca, un grosso applauso, Luca alias Caparezza. Dicevo, ha rischiato la vita, ma non per la caduta che ha fatto in modo professionale, ma perché stava per colpire la telecamera di Fabio, che era dietro così. Ma infatti Fabio allora... ha perso 10 anni di vita, non sto scherzando, ne ha persi 20. Ok, ok, allora non perdiamo tempo e annunciamo il prossimo partecipante, ovvero Tori, che interpreta Donatello dall'Ascesa delle Tartarughe Ninja. Applauso! Tieni la calma, Leo. Puoi farcela. Il mondo intero conta su di te per battere il record di cartoni di pizza infilati. 125 cartoni! Dicevano impossibile, ma guarda chi ci sta riuscendo. Mua, sai, in spagnolo significa... Vantati pure, caro amico non portato per le lingue. Canta vittoria prima del tempo. Il record sarà mio finché non arriverà in cima. Il che, stando ai miei calcoli sulla velocità del vento, la pressione barometrica e il punto di rugiada, è estremamente improbabile. Invece ti dico che stando ai miei di calcoli, finché credi in te stesso, puoi fare qualunque cosa. Grazie, fratellino. Nessuno crede in se stesso più di me. Leo, 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 Leo. Vi ho cercato dappertutto, ragazzi. Oh, ciao, Raf. Senti, ha battuto il record. Cosa? Ce l'hai fatta? Quanti ne hai? No, no, no. Aspetta un attimo. Danni. Danni. Lei, signore, mi ha battuto. Mazel tov. Leo. 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 Smettetela. Un applauso per Tori, che ha dimostrato l'entusiasmo. Leo, Leo, grazie mille. Quanti ricordi le Tartarughe Ninja da piccoli? Mi ricordo quando ero uno di loro, mi ricordo benissimo. Piccoli come il nostro prossimo partecipante. Piccoli come il nostro prossimo partecipante, che partecipa appunto per la categoria Kids. E andiamo nel tema supereroi da Teen Titans. Lui è Gabriele, che interpreta Robin. Un grosso applauso per Gabriele. Gabriele! Piccolo e fortissimo, come l'applauso che state giustamente facendo voi. Quanti anni hai? 7. È da tanto che fai cosplay? Sì. Bravissimo, continua. Saranno almeno 7 anni che fa cosplay. Un applauso ancora per Gabriele! Allora, io ho 2 microfoni. Io, se volete, ne prendo uno e lo restituisco al nostro tecnico audio Aurora. Che mi si sporge. Un'enorme cortesia. Allora, il prossimo gruppo viene segnalato che è fuori concorso. Va bene. Giusto, corretto? Corretto, sì. Sì, okay. Sì. Allora, loro sono Luca, Raffaele, Riccardo e Silvia e interpretano Batman, Red Hood, Joker e Batgirl dalla serie di Batman della DC. E però applauso. Fatelo un applauso.
anche se sono fuori concorso, no? Forza, voltati. Tu chi sei? Non ne hai la più pallida idea. Vero, Bruce? Jason, ma sei morto. Adesso non esageriamo, Batman. Potrei averti detto una piccolissima bugia. Ma su, guardalo bene. Sei stato bravo, siamo stati bravi. Dovresti esserne fiero. Che succede? Sei senza parole? Mi aspettavo di più. Mi deludi. Joker mi ha inviato il filmato. L'ho visto ucciderti. Non osare mentirmi! Quanto hai aspettato prima di rimpiazzarmi? Un mese? Una settimana? Mi fidavo di te! E tu mi hai lasciato morire! Non è andata così! Me l'hai sempre detto, Bruce. Concentrati su ciò che vuoi ottenere. E succederà. Vuoi sapere cosa voglio ora? Voglio vederti morto. Non puoi sfuggirmi! Ti darò la caccia! Oh yes! Allora, li richiamo tutti qui e li ringrazio. Loro sono fuori concorso perché sono i ragazzi della Universe Cosplay Italia, giusto? Ok, l'ho detto giusto? Forse me lo sono dimenticato da qui a lì. E li trovate lì in fondo al loro stand. Grazie mille, ragazzi! E sono ospiti, non potevano essere in concorso. Giusto, giusto, quindi però non neghiamo la possibilità di esibirsi comunque sul palco, come è giusto che sia. Assolutamente sì. Prossimo concorrente, o meglio, prossima concorrente, lei è veramente bellissima, l'ho ammirata dall'inizio della gara, partecipa per la categoria Kids e da Card Captor Sakura, lei è Alice che interpreta Sakura. Un grosso applauso. Bellissima, bravissima Sakura! Super carina, è tutta attrezzata. Vogliamo tutto di più. Giusto dire quanti anni hai dopo che hai. Non ce la faccio. 8. Potevo effettivamente fare la domanda dopo che aveva finito di raccogliere. Sono stato preso dall'entusiasmo. Ancora un applauso per Sakura!
la piccola bravissima. Sakura. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Allora, andiamo avanti con la prossima partecipante che è Linda, che porta Uta da One Piece. Applauso. Shinji dei wa kono mirai de sky juu zenbu kaette shimaeba. Quanta energia e mentre si prende tutto il suo meritato applauso, io vi ricordo che lei partecipa nella categoria Kids, lo ricordo alla giuria. Oh yes, oh yes. E ora siamo arrivati al numero 39, perché il 38 mi è stato segnalato che non c'è, ahimè. Allora andiamo nel mondo di Star Wars, e chiamiamo sul palco numero 39 Zoe, che interpreta Padawan. Un grosso applauso, categoria Kids. Padawan, quanti anni hai? 9. 9? Beh, piccolo Padawan. Piccolo. La forza. Non è proprio così piccola. La forza scorre in te. Ma io non sono tuo padre. Penso che tuo padre sia sotto, no? Che ti aspetta. Aspetta. Che ti reclamava. Vai pure quindi a farti vedere dalla giuria, come è giusto che sia, e raggiungi il papà. A posto. Un applauso per Zoe. Yes, il prossimo è un gruppo. Mimi, Casa, Nene, Sunny e Alex interpretano Megurine. Megurine Luca, Mitsuki Akiyama, scusate se sbaglio qualche pronuncia in giapponese. Bravissima. Kanade, Ena Shinomome, Mafuyu, Asaina, dalla serie di Project Sekai. We'll be right back.
Un'ovazione incredibile per questo gruppo di Project Sekai, meritatissima. Che aveva anche il gruppo di fan. Vogliamo far sentire il gruppo di fan come urlano? No, non lo facciamo sentire, sono troppo concentrate a fare i complimenti per le loro amiche, è giusto? Esatto, per andare al prossimo partecipante, che è il 41, giusto o sbaglio? No, tutto mio il prossimo partecipante. Yes. Abbiamo singolo costume maschile, ma interpretato da una femminuccia, ok? Quindi comunque partecipa, no? Come comunque singolo maschile. Lei è Laura, che da Heroes of the Storm interpreta Re Leoric. Un grosso applauso! Dedicato la vita a Tristram, servendo il suo popolo con tutto il mio cuore. In cambio, mi hanno dato del folle e mi hanno tradito. Ma sono tornato più forte che mai. Questi cosiddetti eroi si illudono di potermi annientare. Ma non possono uccidermi un'altra volta! Io sono Leoric, il re scheletro! E sceglierò solo alleati che non mi tradiranno mai! Applausone! Mega applauso! Questo costume è bellissimo, che però ti chiedo di far vedere. Aspetta, bene alla giuria. Giurati chiedono appositamente che tu faccia vedere. Lo stanno reclamando. Diciamo che per costumi particolarmente complessi, no? Giustamente i giurati chiedono di dare uno sguardo aggiuntivo, ringraziano con il cuoricino e ti ringraziamo anche noi. Ancora un applauso! E tenete alto l'hype perché stiamo passando al prossimo gruppo. Loro sono Viola, Yuri, Sofia e Livia e interpretano Airi Momori. No, Momoi, scusate, Minori, Asanato, Haruka, Kiritani, Shizuko, Inomiri dalla serie di Project Sekai. Hitori no yume miru shoujo to aidoru o yameta shoujo tachi no isshoku aidol unit. Motto, motto, motto! Kanbaruzo! アイドルはそんな素敵なものじゃない。そんなんでアイドルになれると思ってんの？これが私が夢見たアイドルの世界なの。とっておきのライブを考えたんだよ。モアモアジャンプ。私アイドルになることが夢なんです。
Volevo ringraziare loro per la bella esibizione, il pubblico per l'applauso, ma anche chi ha urlato da dietro di me, che però ho perso un orecchio, ma è tutto bello, l'entusiasmo è bello. Anche perché tanto ne hai due e quindi... Ma infatti già funzionava male l'altro, comunque tutto a posto. Va bene, e invece che di lamentarci... C'è un allestimento, attenzione. C'è un allestimento. Un applauso per Arianna che allestisce il palco, ma fa anche tantissime altre cose, tra cui ha preso le iscrizioni, benissimo. Cosa succede in città? Allora, c'è confusione? Che... Qualcosa che non va? Vai. 4. Prossimo numero. Il 44. 44, sì, sì. Il numero 44 è Giulia che interpreta Sweetheart dalla serie Omori. Applauso? Di più? Bene. I was a young princess once. I once thought there was someone for me out there in the universe. But that's all in the past now. I no longer believe in true love. I'll never love anyone else ever again. Well, there is no need to despair anymore. I will end your suffering personally. I'll lock you up in the dungeon forever. You dare raise your fists at me? It's pointless, you fools. You cannot dampen my positive energy. You should be groveling on your knees. No. Is this what they call defeat? How dare you defy me? Throw them in the dungeon. Brava Giulia! Ogni tanto mi stupiva, no? Perché indietreggiavi come se arrivassero veramente i colpi, pensavo si è colpita da sola, no, era l'interpretazione. Super, super, super brava. Super girl. E torna dalle sue fans. È giusto, è giusto, perché qui dovete sapere che c'è un grossissimo gruppo di, cosplayer che si supportano l'un l'altra. E questa è una cosa meravigliosa, meravigliosa come il prossimo partecipante. Il prossimo partecipante che è numero 45 per la giuria da Project Sekai... Lei è Jess, che interpreta Tsukasa Tenma. Un grosso applauso! Everybody, hi, hi, 思い出に消しゴム あれ? ハイナル、ハイナル、ファイトは消えない おかしい世界、おかしば消えちゃうどうしよう どうしても明日も君らしくないな そんな時代でいいよ 僕らまだワンダー信じてる No, 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 no 大人たちの永遠なメモリー 悩まされすぎちゃってより目になっちゃいそうねどうして明日も全部大好きがいいじゃん 皆みんな笑っちゃえの恋だね ライバル結局モンスター呼んだっていいじゃん 即断狂で最強な世界を oh, どうにもこうにも救えないこんなもいいじゃん 皆みんな救っちゃおうのポーズで 頂点は即じゃ潰れない笑顔どうじゃん 100回落ちても不思議は取り乱さない ワンワンで疲れし for everybody showtimeしようの簡単です101回目のそんなメモリー拝借ハビも失敗も消さないからIl fandom grida alle nostre spalle. Signore e signori, Jess! Io rischio di essere infilzato. Hai rischiato, sei passato dietro dalla bandiera senza segnalarlo. Ho fatto quello che non dovevo fare, avvicinarmi al pericolo, ma il pericolo è il mio mestiere. Sì, buonanotte. Andiamo avanti. Allora, il nostro mestiere è quello di presentare, quello che faremo sarà presentare il prossimo gruppo. Il prossimo gruppo sono Lisa, Stefano, Luca, Sara e Andrea e interpretano Nagisa, Koro Sensei, Karma, Irina, Karasuma da Assassination Classroom. Il primo è stata l'improvvisa esplosione della luna.
che adesso ha un perenne aspetto crescente. Interrompiamo ora la programmazione per un'edizione straordinaria. Il 70% della Luna si è misteriosamente frantumato. Non conosciamo ancora le cause di questo evento del tutto inspiegabile. Questo significa che nel cielo notturno non apparirà mai più la Luna piena. Poco dopo accade anche il secondo. Piacere di conoscervi. Io sono colui che ha fatto saltare la Luna. Io sono Karasuma del Ministero della Difesa. Prima di tutto, vorrei comprendeste che ciò che sto per dirvi è un segreto di Stato. Sarò molto schietto con voi. Devo chiedervi di uccidere questo mostro. Vi forniremo delle armi innocue per gli esseri umani, ma efficaci su di lui. Se vanno a segno, le mie cellule vengono spappolate come tofu. Ah, ovviamente io posso rigenerarmi in pochi secondi. Comunque... Oh, ehi là, Nagisa. Da quanto tempo? Karma! Sei tornato! Quello è il famoso Koro Sensei! Oh. Che figata! Somiglia davvero a un polpo! Mi chiami pure per nome senza problemi. Ma prima di tutto, molto piacere, professore. Piacere mio. Spero passeremo un bell'anno insieme. Ah, è sorprendentemente veloce. Questo coltello funziona sul serio. Cari studenti, vi presento la vostra supplente di lingue straniere. Ciao ragazzi, mi chiamo Irina Jelavich. È un piacere conoscervi. Che gnocca. In piedi. Attenti! Saluto! Assassination Classroom! Bellissimi, rotondissimi e giallissimi. Beh, non tutti quanti, ma lui, lui o lei, adesso non so, basta per tutti quanti. È super giallissimo, super tondissimo, super felicissimo. Mi tolgo, facciamo vedere lo splendore. Ancora un applauso per il gruppo di Assassination Classroom. Allora, mentre loro purtroppo ci abbandonano, noi proseguiamo chiamando il prossimo partecipante. E qui, in questo caso il prossimo partecipante è un singolo da Five Nights at Freddy's. Lei è Nora, che interpreta Puppet. Un bel applauso per Nora. Baby hotline, please hold me close to you. Baby flatline, still time to do it too. Baby snack time, chow down to earth. She's a quarter of quarters. No boundary boredom, no boundary and boredom. I can tell that your drinking eyes never open. I am say somebody will die, and I hate hoping. Wishing that the pills let you cry, and I hate hoping. Someday I will go back outside and see her okay. Signori, Nora! Molto, molto bene, molto bene. Molto, molto, molto brava. Eh sì. Allora, ora ci spostiamo in un universo che abbiamo già visto, ma che rivediamo sempre molto volentieri. Lei è Elisa e interpreta Luna Lovegood di Harry Potter. Luna. Ciao Harry Potter. Tu i piedi? Non hai freddo? Un po'.
Per sfortuna tutte le mie scarpe sono misteriosamente sparite. Sospetto che i Nargiri ne siano responsabili. Che cosa sono? Li chiamano Testral. Sono alquanto innocui in effetti, ma la gente li evita perché sono un po'... diversi? Ma perché gli altri non li vedono? Possono essere visti solo da chi ha visto la morte. Perciò? Tu hai visto qualcuno morire allora? Mia mamma. Era una strega davvero eccezionale, ma le piaceva fare esperimenti e un giorno uno dei suoi incantesimi è andato male. Avevo 9 anni. Mi spiace. Sì, è stato terribile. Io mi sento molto triste a pensarci qualche volta, però ho papà. Ti crediamo tutti e due a proposito. Colui che non deve essere nominato è tornato, l'hai affrontato, il ministero e la gazzetta cospirano contro di te silente. Grazie. Pare che siate gli unici a credermi. Non penso che sia vero, ma forse è così che lui vuole farti sentire. Che cosa intendi? Beh, se io fossi tu sei chi, vorrei che ti sentissi tagliato fuori da tutti gli altri, perché se tu sei da solo, non sei una grande minaccia. Luna Lovegood, per voi! Certo. Volevo ringraziare uno dei miei compagni di corso di attore per il cinema che mi ha aiutato interpretando Harry Potter nel ridoppiaggio e la sua ragazza Stefania che ci ha aiutato con il sonoro e con la colonna sonora. Grazie. Olè! Andiamo avanti! Con, non perdiamo le bacchette magiche che costano un sacco, le bacchette magiche. Prossimo partecipante! Che è il numero 49, giusto? Oh, yes. E chi è? Lui è... lei è... Yu, che da Genshin Impact interpreta... No, non lo posso dire giusto, sbagliato, lo devo chiedere come si dice questa cosa qua. Dillo tu, cosa interpreti? Interpreto Forza Lore di Genshin Impact. Forza Lore di Genshin... Un applauso per me che ho imparato... un nuovo nome, un applauso per Yu che interpreta Forza Lord Genshin Impact. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Un applauso per Forza Lord! L'ho detto bene. Uè, grazie, ho passato l'esame. Grazie mille, ciao. Ok, il prossimo partecipante è Noah, che interpreta Rui Kamishio da Project Sekai. Stop! 終点直下心臓はティックエンドストップほら 2M
send you up, up. Don't be so much deep, up, up. Gonna be you, up, up. 君の感情の支配者さ Show time. ルーラルーラルーラ Wow. Top. Quanta energia abbiamo visto di nuovo. Tutta quella che io non ho più. Ormai. Tutta quella che non abbiamo più. Dai, invece più. No, dimostriamo tu. Di averla ancora. Dimostriamo di averla ancora perché siamo nel rush finale della gara cosplay. Mancano yes. poco più di 10 numeri. Ok, ok, ok. È arrivato il momento di chiamare sul palco il numero 51. Loro sono un gruppo composto da 3 persone, sì. Esatto, e sono Nina, Witto e Books che portano Frieren, Himmel e Fern da Frieren oltre la fine del viaggio. Applauso. Yeah, Frieren, oltre la fine del viaggio. Forse è tutto a posto, scappano via, ciao. Applauso. Scappano. Forse siamo troppo brutti o troppo cattivi. Io sì, tu no. Lo tu sei solo cattiva. No. Ok, tocca a te. Allora, tocca a me. Yes. Numero 52. Numero 52 è Eos che interpreta Poseidon da Record of Ragnarok. Applauso. E se no non parte, sale. Di poter anticipare tutte le mie mosse. Non essere presuntuoso. Il suo prossimo attacco è questo. Senju Musu. È inutile. Anche se riuscissi ad anticiparlo, è troppo veloce. Medusa, Alope, Demetra. Accidenti! Che succede? Mi sembrava avessi detto di riuscire ad anticipare le mie mosse. Inutile feccia! Oh yes, oh yes! È pesante? È pesante questo attrezzo? Posso provare? Confermo che è leggerissimo e quindi è fatto bene perché gli attrezzi devono essere leggeri. Complimenti! Ancora un applauso per Poseidone. Poseidon. Poseidon. Letto l'inglese. Va bene, no, Poseidone, no, non va bene, non è che l'ho insultato. E sì, coppia, in realtà gruppo, categoria gruppo, perché la categoria coppia non c'è, loro sono Ilaria e Mattia che e interpretano Rengoku e Akaza da Demon Slayer. Yuppie!
Da ora in poi l'applauso è consentito. Benissimo, puoi raggiungere il compagno di Ventura. Peraltro possiamo fare notare un piccolo particolare tecnico che hai applicato sotto i piedi delle pellicole, sia protettive sia per fare presa. Sì. Per poter comunque andare in fiera e non calpestare di tutto. E non devastarti la pianta dei piedi anche. Quindi ancora un applauso per la nostra coppia di Demon Slayer. Molto molto bene, numero 54. Oh, un bel gruppone. È un bel gruppone, loro sono Roberto, Michael, Giulia, Sabino, Salvatore, Sana, Marika, Liviu e Andrea e interpretano... Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Frankie, Chopper, Robin, Brook, Usopp da... One Piece! Mi scuso di essermene andata senza salutarvi di persona. Ho deciso di unirmi alla ciurma di Kinjishi come navigatrice. Per favore, non mettetevi contro di lui, sarebbe inutile. È un pirata leggendario e voi non sareste mai alla sua altezza. Lasciate che vi dica un'ultima cosa. Per favore, venite a salvarmi. Applauso spontaneo del pubblico del Gardacon per il gruppo di One Piece. Ne facciamo ancora uno grosso, grosso come tutto il loro gruppone. Io vado a prelevare la conchiglia che è stata posata, e qua, ce l'ho qua in mano, è tua? È mio onore consegnarti la conchiglia speciale del gruppo di One Piece, Anami. Bene, allora andiamo avanti. I prossimi partecipanti sono Claudia e Giuseppe e interpretano... Crowley e Azrael da Good Omens. Thank you.
Eccomi, sono tornato. Sì, lo vedo. E allora? Penso che tu mi dovresti delle scuse. Guarda, in 6.000 anni non ho mai chiesto scusa a nessuno, non penso sia questo il momento di iniziare. Dovresti farlo con una piccola danza, perché io ho fatto la danza delle scuse nel 1650, nel 1793 e nel 1941. Va bene, mi toccherà la danza. Tu hai ragione. Hai perfettamente ragione. 7! Beh, allora io andrei. Tu hai deciso di ascendere dunque. Pensa a quanto dovresti rinunciare a tutti quei buoni pasticciotti che ti piace mangiare a Parigi, alle crepe, gli ACDC, inferno. Bach, Beethoven, inferno. Paradiso cosa resta? Musica soave di arpa per l'eternità. E comunque avremmo potuto essere noi. Senti, non cantano più gli usignoli. Sorpresone. E loro sono la coppia di Good Omens. Ancora un applauso. Allora, ci tengo a fare una precisazione. L'audio che avete sentito dell'arpa è stato registrato da lei in studio. Non era possibile amplificarla qui e quindi l'ha fatto a casa. Però ci tenevo a dire che... E quindi ancora un applauso. È reale. Per la musicista Azrafel. E fuggono. Torno al mio microfono rosso. Doppio? Rosso. Ok, preferisci il rosso. Rosso perché la Ferrari ha vinto il Gran Premio d'Australia. Yeah! È vero, io sono un po' ferrarista, volevo dirlo. Ok, ci avviciniamo verso la fine, ma non è ancora la fine. Quindi vedremo ancora dei bellissimi cosplayer sul palco, in particolare Michele, che interpreta Claude da... Final Fantasy! Molto bene, lo spadone. Io adesso non so se posso chiedere la stessa cosa che ho chiesto. Ti fidi a darmi in mano questo? Dici che ce la faccio? Neanche manga. Sembra leggero, non lo è. Sembra darti l'allegria. E lo spadone di Cloud, non in foam. E infatti ha la cinghia, vuoi dirci, è molto pesante. Vuoi dirci di cosa è fatto? Allora, è sostanzialmente polistirene espanso estruso, arricchito con legno. Questo è un cassetto di comodino, quello di casa mia per intenderci, e chiodi e bulloni come se non ci fosse un domani, tutto coperto secondo le normative di sicurezza, e dopo tanta pazienza e notti insonni. Molto molto bene, ancora un applauso per Cloud the Final Fantasy. Yes. E per il suo spadone. Andiamo avanti con una coppia. Va bene, ci sto. La coppia sono i numeri 57. Yes. Giuturna e il Machiavellico, che interpretano Jinx ed Echo da Arcane. Ancora una volta non ho trovato Jinx. Dove diavolo sarà finita? Dov'è? La 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 la, Jinx, 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 Jinx,
laboratorio. Jinx, che diavolo ci fai qui? Sono nel mio laboratorio. Ma assolutamente no, è il mio. È tuo? Ciao, Ecco. Certo. Ciao, Jinx. Vabbè, io vorrei lavorare a questa cosina. Dammi quella cosa. No, è carina, è mia. L'ho trovata. No. Dai. Passami la chiave inglese, di là. No, assolutamente no. Dai, dammela. No, no. Jinx. Mi va bene anche... Passami il trapano. Assolutamente no. Quante volte devo dirtelo? Vabbè, ma non mi dai mai retta, neanche quando eravamo bambini. Non si poteva mai giocare con te. Non dovevi toccare le mie cose, lo sai. Vabbè. Dai, dai. Sarà divertente, te lo assicuro. Ho dei dubbi su questo, però... Sarà una bomba, te lo assicuro. Io me ne vado. Ciao, è stato bello vederti. Ho proprio un debole per le pazze. Applauso per una copia di Arcane, e ne rimarrà uno solo. Recupero dei props, accessori. Saluto alla giuria, saluto al pubblico, applauso. E anche un inchino ha fatto. Che bello, è fantastico tutto ciò, siamo onorati. Allora, andiamo nell'universo di Star Wars, dove abbiamo... Sì, sì, volevi dirlo tu, volevi che lo dicessi io? Sì. Darth Vexorium, che interpreta... Palpatine! Da Star Wars! Un bel applauso, grosso applauso, perché sennò lui osa la forza e... Ne farà vedere prende. Delle belle. Forse. Indicazioni dell'ultimo momento. Via. L'energia vitale del vostro legame. Una diade nella forza è un potere come la vita stessa, nascosto da generazioni. E ora il potere dei due rigenera l'unico vero imperatore. Che cosa hai fatto? Come io caddi un tempo, così cade l'ultimo Skywalker. Non temete il loro flebile attacco, miei fedeli. Nulla impedirà il ritorno dei Sith. Scusate, se c'è uno Jedi tra di voi può intervenire per fermare Palpatine, grazie. Un applauso per Palpatine. Anche in questo caso mi mantengo a debita distanza, vabbè che la forza comunque non ha... arriva ben oltre i 2 metri. Esatto. Comunque, vabbè, comunque faccio quello che posso. Non è scampo, non abbiamo scampo. No. Allora, il prossimo è un gruppone, sono Irene, Elena, Lucrezia, Andrea, Claudio, Germana... Che interpretano? I bellissimi Dorothy, Glinda, lo spaventapasseri, l'uomo di latta, il leone codardo e la strega dell'Ovest da... Il mago di Oz! Applausone! E qui c'è un po' di allestimento palco, giustamente, ci sono un sacco di personaggi che sono pronti a partire. E via. Un
dunque qui c'è un dialogo, dunque succedono cose. Repeat and rewind. Ok, tutto a posto. Un grosso applauso per il gruppo del Mago di Oz. Vi chiedo di mettervi tutti vicini e fare una posa per la giuria, una posa per il pubblico, perché siete bellissimi e ve lo meritate e ce lo meritiamo anche noi, se lo merita questo pubblico. Special guest Toto, il cagnolino. Cari, super carino. Grazie ai ragazzi del Mago di Oz. La giuria è ok? È ok. Allora, giuria, mi spiace dirvi che abbiamo solo più 5 concorrenti. E andiamo avanti. Ma in realtà, cioè 5 numeri in realtà, 5 salite sul palco. Allora, la prossima partecipante è Siale, che porta Charlie da Azbin Hotel. Un applauso per Azbin Hotel. Domani gli angeli
forse gli esorcisti troveranno un inferno pronto a difendersi e a vincere! Sì, sì, lo faremo, diglielo, amore! Sì, e noi vinceremo! Ma in caso dovessimo perdere, voglio che voi sappiate che potervi conoscere è stato il più grande onore di tutta la mia vita. Forse non so bene cosa voglia dire redenzione, ma so che la state cercando tutti. Ho visto del buono in ognuno di voi. Ed è... Io... Vi voglio bene, tanto tanto, e... È la prima volta che forse sono davvero pronta. E sarò la stella che vi guiderà. È da sempre che lo so, io l'inferno cambierò. Il mio destino io lo scriverò. Se presto Adamo affronterò, dovrò sembrare pronta e lo sarò. È la prima volta che noi siamo uniti e più che pronti. Stavolta il paradiso perderà. Pronti a combattere sulle braccia insieme a me. Se fronte resta unito vincerà. La guerra è dietro l'angolo. Se gli angeli ci attaccano li mangeremo, siamo pronti. Se io lo sono ancora non lo so. Charlie, la Asvin Hotel, tutto a posto? Alla grande, perfetto. La mia bambina. La tua bambina, è giusto, è vero. Solo quando è brava, altrimenti è figlia di Lucifero. Qualcuno, no, infatti. E basta. Sai come si dice? Tua figlia. Tua figlia? Vabbè, perché è tua, la mia no, è vero. Ok. Ma rimaniamo nell'universo di Aspin Hotel. Ma con piacere, ci piace tantissimo. La prossima partecipante si chiama Patty, che interpreta Carmilla, appunto, Carmine. Da Aspin. Applauso meritatissimo per la nostra Carmilla che ci saluta. Vuoi dire qualcosa? Grazie a tutti. Ciao. Ok, allora non lasciamo ancora l'universo di Aspin Hotel. Io tolgo giusto due pezzettini. Max pulisce, no, il casino fatto da Carmilla. Ok. Qua lasciamo il palco bello pulito. E intanto qualcuno ha del Glassex che possiamo... No, li butto io, non ti preoccupare. Butto io. Ok, allora, la scenografia, tra virgolette, che prestiamo loro, è stata posizionata e io bando alle ciance e chiamo qui sul palco. Loro sono Junkiku Cosplay e Zero Grade ed interpreto Angel Dust e Ask da Aspin Hotel. Questa è la vita che mi piace, un altro amante, tante telecamere e l'illusione di scegliere.
vero, me lo sono scelto io. Tu sei il mio veleno, dammi il tuo veleno. Un gusto che mi strazza, mi scivola in gola e faccio veleno. Ne sono pieno, anche questa notte per me forse è l'ultima. Dimmi che ti piace, baby, sono tuo bacio che più ti va. Un giorno tu mi ucciderai col tuo veleno. Quel veleno, anche se tu mi riempi, non sono pieno del veleno. Così mi avveleno. Questa notte spero soltanto che sia l'ultima. Così non va e ti senti in bilico. Nella tua vita non c'è speranza. Fai schifo quasi quanto un cesso pubblico. Tra l'altro sei in astinenza e non andrà mai peggio di così. Beh, io credo proprio di sì. Aspetta, cosa? Tu fai schifo, baby, che schifo che fai, baby, tu sei. Ubriacone a una stella e la recensione, sei un passivello da bordello, ma sono lì con te. Faccio schifo, amore, lo grido con passione e ora so che almeno ci sei tu. Uno schifo quanto me. Fai schifo come la nostra coppia da Hazbin Hotel, numero 62 per la giuria. Una delle coppie più scippate. Terzultimi partecipanti, io tengo qua la sedia e mi seggo sopra. No, non mi seggo sopra. Non lo puoi fare. Non lo posso fare, non adesso, non è ancora okay. arrivato il tuo momento. Ok, andiamo avanti con gli ultimi due partecipanti che però partecipano divisi, quindi il prossimo singolo è... Il numero 63 per la giuria da Tokyo Ghoul. Ed è Sado Rei che interpreta Kaneki. C'è qualcosa che... Ah, c'è un allestimento. C'è un allestimento e mi direi che probabilmente non è Tokyo Ghoul. No. Non è Tokyo Ghoul, quindi dobbiamo tornare un attimo... No, cioè tutto a posto, perché abbiamo praticamente un personaggio di Monster Hunter che allestisce il palco per Tokyo Ghoul. Quindi abbiamo un crossplay. Ok, ok, ci siamo un attimino spaventati. No, no, è tutto a posto. Un applauso per Tokyo Ghoul. A rendere sbagliato questo mondo non sono soltanto i ghoul, lo siete anche voi. The secret's out of me, I never let you see. I keep the cage but I can't control. Per questa volta lascerò fare a te che ormai fai parte di me. A te, Risa! Ascolta, mille meno sette, quanto fa? Eh? Adesso sono veramente troppo affamato. Tokyo Ghoul!
e per chi avesse fame sono in distribuzione dei pezzi di busto direttamente dall'esibizione. E volendo, sono molto curioso qua, abbiamo sì un pezzo di busto, no ma piano piano, molto, non molto, c'è molto problema, bello. Siamo qui apposta, aiutiamo, non ti preoccupare. Molto molto bello e luminoso. Sì, sì sì. La giuria ha visto, ha guardato bene tutto. Ci sono un sacco di particolari in questo costume, molto appunto particolare. Sì. Ti do anche questo pezzo qua, questo è tuo? Se trovo qualcos'altro dopo te lo spedisco, okay, per email. Va bene, tanto abbiamo i contatti. Okay. Ok, e siamo arrivati all'ultimo numero, all'ultima esibizione. Ricordiamo che dopo ci sarà la giuria che delibererà. E durante il momento in cui la giuria sarà spostata in uno stanzino a deliberare in maniera nascosta, segreto. Cosa succederà qui sul palco? Qui sul palco ci sarà la finalissima della gara karaoke. Ricordiamo che ci sono stati i preliminari appunto prima alle 14 e alle 15, 9 sfidanti, 4 finalisti che a questo punto, se sono nei paraggi, invitiamo ad avvicinarsi al palco perché tra poco tocca a voi. Ma non è ancora il vostro momento, perché lasciamo il momento per allestire il palco per la prossima esibizione. Loro si aiutano, lei prima è salita, ha montato le scenografie, a lui è una cosa molto 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 bella. Yes. Ricordiamo che il vincitore di questa gara del premio singolo vince una qualificazione al circuito Superstar Cosplay League, vale a dire che praticamente diventa rappresentante per il Gardacon per la finale che si svolgerà al Gardacon al prossimo, quindi a novembre, e parteciperanno i finalisti che si sono qualificati finora e nelle prossime gare del circuito Superstar, in particolare appunto l'ho già detto, il Gardacon, ma anche il Megacon, l'Ultracon, insomma ci sono un 15, probabilmente arriveranno a 20 fiere, sempre del circuito Superstar. Per sapere le prossime date ed essere sempre aggiornati, seguite le pagine social Come On Cosplay. Oh yes. Ma adesso lasciamo il palco ad Azuzu, che interpreta la cacciatrice Kirin da Monster Hunter. Oh yes, applauso! Forse abbiamo una traccia. Probabile. Mm-hmm. Diamo un'occhiata. Monster Hunter! Bellissima e coloratissima. Finiamo veramente con il botto, direi quasi con i fuochi d'artificio. Mi sento in dovere, ma anche onorato nel poter aiutare la raccolta delle piume. Ok. Ok, e questo era l'ultimo partecipante di questa gara di oggi.